Ciao, benvenuto nel podcast Conoscere Palermo. Ti racconto come sono nate le borgate, in particolare quella di Brancaccio. Tutto origina verso la fine del 1700, quando il pretore Re Calmici, mosso da ragioni di ordine demografico, economico e sociale, ordinò l'apertura di una larga breccia nelle mura urbane e l'espansione della città oltre la porta di Sant'Antonio. Si formano così diverse borgate, gran parte delle quali presenta un principio di sviluppo lineare, cioè cresce intorno a una strada principale. Tra queste è presente la borgata di Brancaccio. Brancaccio tutt'oggi è caratterizzata dalla presenza di ampie aree agricole, in cui vengono coltivate principalmente agrumi, e a cui si sono nel tempo affiancate vaste aree residenziali e industriali, come ad esempio depositi di merci di trasporto e di smaltimento dei rifiuti. Inoltre si tratta di un quartiere di grande importanza culturale, volto alla sensibilizzazione dei cittadini, in quanto negli anni passati Brancaccio divenne noto per l'esempio di coraggio lasciatoci dal beato Pino Puglisi, il quale per anni diede un forte contributo nella lotta contro le famiglie mafiosi locali, i cui beni immobiliari furono successivamente confiscati e trasformati in centri sociali e culturali di vario genere.